convention I want you to see. It looks something like you. Tornare nella terra natia per mettere a frutto le esperienze accumulate, chi invece viene da lontano e ha scoperto il fascino indiscreto di questo pezzo di Toscana per rendersi conto che la vera gastronomia trova in queste terre la sua essenza. Sono ritornato a Stia per colpa di Massimo, che è il nostro direttore di sala, e per colpa anche di Erez, che è il nostro chef, che mi ha convinto a tornare qua. Ecco, abbiamo capito che nel tuo lavoro c'è un filo diretto col lavoro dello chef. Sì, si parla sempre di fermentazioni. Io ed Erez cerchiamo di dare valore non tanto al gin o al vodka o al rum o a tutto quello che si può usare al bar, ma più valore alla materia prima. La scommessa di Via Roma 33 a Stia: coniugare la bellezza del territorio, mescolare i suoi profumi con il piacere che il contesto offre. Grande sfida, soprattutto in un territorio tutto da scoprire come il Casentino. No? Una valle meravigliosa che però ancora appunto è abbastanza inesplorata. Ecco, c'è una filosofia che sta seguendo? La filosofia è quella della riscoperta di un territorio, dei suoi produttori, dei suoi valori, della sua bellissima foresta che ci ospita, e soprattutto è un concetto di rispetto di tutto questo bene che ci circonda. Ecco, e questa è un'offerta in più che viene data al turista, al visitatore, e quindi è anche un valore aggiunto per tutta la valle. Speriamo, sì, questo è il desiderio, di collaborare il più possibile con le realtà del territorio e far sì che questa zona così, così meravigliosa possa essere conosciuta da più persone possibile. Barman e chef lavorano in stretta simbiosi, il primo un casentinese che elabora creazioni nel segno della sostenibilità, il secondo arriva da lontano, da Israele, come gli investitori del resto, e fa della cucina sostenibile il pezzo forte della sua proposta. A chiudere il cerchio, chi ha saputo fare tornare a casa questi giovani in grado di poter cambiare le cose? Io vivo da Stia da sempre e in questa nuova avventura ho voluto riportare tutte le bellissime realtà di ragazzi che erano andati a lavorare all'estero o fuori il Casentino, li ho convinti e riportati qui a Stia per un'avventura veramente di belle auspici. Senta, questa è una scelta anche culturale e per certi aspetti rivoluzionaria. Questo non lo so, se lo dice lei ci credo, nel senso, per me lavorare con i giovani prima cosa è una cosa fantastica. E ripeto, loro erano tutti i miei ex clienti da ragazzetti, sognavano una vita piena di fortuna, e però sono andati a cercare da fuori. Quindi chi a Londra, chi a Firenze, chi a Roma, hanno un po' girato un po' tutti. Diciamo che ho la fortuna di conoscerli, e quindi quando è nato questo progetto li ho voluti riportare tutti a casa. Ecco, un'offerta come questa è per il turista? Sì. È un'offerta, una bellissima offerta per il turista che finalmente può trovare in Casentino. Io dico sempre che il Casentino è l'ultimo baluardo della Toscana da scoprire. Ormai della Toscana conosciamo quasi tutto. Questo ancora è un po' selvaggio. E finalmente, dopo tanto, qui da noi il turismo era vissuto come un agriturismo. Non c'erano mai, anche se sono bellissimi agriturismi, ma sempre un altro tipo di turismo. Questo è un vero primo progetto per un turismo d'élite, quindi cercheremo di portare veramente delle belle personaggi qui da noi. Al resto ci pensa il giovane sommelier, anche lui casentinese, che tra le sue proposte offre il gusto dei visitatori anche vini che proprio in Casentino hanno la loro origine. Wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you.